come dire, in cima all'agenda del governo e anche della legislatura, la riforma tributaria. L'Italicum, come dire, non verrà da mangiare agli italiani, ma in qualche modo offrire stabilità al sistema Italia. Cosa cambia e cosa c'è da migliorare? Ma l'Italicum, cioè, se sia Bruno che io, che tutti i parlamentari che oggi stanno alla Camera e al Senato, sono stati eletti col Porcellum. Cioè, sono stati eletti con una legge elettorale a liste bloccate. Quindi il voto dei cittadini era un voto alla lista e poi in proporzione ai voti di ciascuna lista entrava in Parlamento i primi candidati di ciascuna lista. Alle prossime elezioni noi avremo una scheda che sarà divisa per partiti, in ogni riquadro ci sarà il simbolo del partito, accanto al simbolo del partito ci sarà un nome, che è il nome del capolista, e poi ci saranno due righe tratteggiate che serviranno per mettere le preferenze che dovranno essere obbligatoriamente di diverso genere, per cui se la prima preferenza viene data ad una donna, la seconda deve essere data ad un uomo e viceversa. Che sistema elettorale ne viene fuori sotto questo profilo? Il nome che noi vediamo segnato nella lista rende la scheda simile a quella del Mattarellum. Cioè, quando io andrò a votare e metterò la croce sul segno PD, io vedrò a chi sto eleggendo come primo candidato, vedo il suo nome e quindi avrò la possibilità di decidere, in base a quel nome e al simbolo, confermare o meno il mio voto. Le due preferenze serviranno ad eleggere gli altri parlamentari che eventualmente, nella maggior parte dei casi, saranno eletti come secondo, come terzo, come quarto eletto. Il sistema elettorale prevede, la nuova legge elettorale prevede che se una lista prende più del 40%, le viene attribuito un premio del 15%, quindi arriva dal 40% al 55%, garantendo in questo modo la governabilità. Non è un grandissimo margine, può sembrare una grande cosa, non è un grande margine, perché è un margine di una ventina di deputati, che non sono molti, sono pochi. Ma è un margine che può garantire il governo. Se nessuno raggiunge il 40%, ci sarà un ballottaggio dal primo al secondo e il premio verrà attribuito dopo il ballottaggio alla lista che sarà arrivata prima. Ora, quali sono, a mio parere, i vantaggi di questo sistema elettorale? Tenete conto che poi sistemi elettorali perfetti non esistono, non esiste. Noi abbiamo faticato tanto per approvare il Mattarellum, poi dopo ci sembrò che era un grande sistema elettorale, anche il Mattarellum aveva delle sue disfunzioni, il Porcellum non sapete tutti quali erano i guai, ma questo nuovo sistema elettorale ci dà la possibilità di scegliere i parlamentari, quindi restituisce ai cittadini la potere di scelta, garantisce la governabilità e, tenendo bassa la soglia di ingresso,
che la tiene al 3%, consente anche un buon pluralismo, cioè entreranno in Parlamento tutti i partiti che riusciranno a prendere un voto in più al 3%. Ora, tutto questo sistema è stato in gran parte definito al Senato. Quando la legge ci arrivò dalla Camera, Bruno può confermarvelo, la soglia non era del 40% ma era del 37%. Le liste erano tutte bloccate? Le liste erano tutte bloccate, e la soglia d'ingresso non era al 3% ma arrivava in alcuni casi anche all'8%, quindi rendeva molto difficile l'ingresso. Tutto è migliorabile, però tutto non era migliorabile in questa legislatura, perché poi quando voi parlate o pensate o riflettete su come vengono fatte le leggi, dovete sempre pensare che le leggi hanno bisogno, per essere approvate in Parlamento, di una maggioranza del 51% dei parlamentari. Il PD non ha il 51% dei parlamentari, quindi ogni provvedimento legislativo è anche frutto di un compromesso. Noi dobbiamo raggiungere la maggioranza, se non la raggiungiamo. Questa legge ha raggiunto un buon compromesso, è stata approvata da maggioranze superiori alle maggioranze di governo, e questo mi sembra che sia un altro elemento positivo.